Ben ritrovati a tutti e a tutte a questo quarto ed ultimo video della miniserie dedicata al servizio di Cloud Cofr, ma anche in generale, proprio grazie a quest'ultimo video, in generale ai servizi cloud e il titolo La grana della sicurezza. Perché è tutto bello quello che abbiamo visto, immagino, spero anche per voi, che abbiamo visto nei primi tre video, insomma, il servizio Cofr non è per niente male, anzi. È un buon servizio, solido, affidabile, posso dire finora, soddisfacente sicuramente, anche dal punto di vista finanziario, dei prezzi che trovo ottimi, estremamente concorrenziali. Tutto bello, eh? Però alla fine è pur sempre un servizio cloud ad uso privato, come tanti altri, e tutti questi servizi, insomma, funzionano più o meno allo stesso modo, con le stesse tecnologie. Qualcuno ha qualcosa in più, qualcuno ha qualcosa in meno, però lato sicurezza è sempre lì come una nuvoletta, che ci segue, che ci accompagna. Ecco, quest'ultimo video, probabilmente malgrado il fatto che forse il più importante di tutta la miniserie, perché tocca un punto delicato. Solleva un punto delicato, ecco, forse potrebbe anche essere, secondo me, il più corto di tutti i video perché è, come potete vedere, l'articolo che ho scritto che accompagna questo video è molto denso, intenso e passare questo articolo non ci sono dimostrazioni pratiche sull'interfaccia del portale Cofr web o del client web, non ci sono operazioni pratiche da fare, non ci sono scalette da seguire. Qui sono tutti concetti, opinioni mie, fatti. Ci sono anche qualche mia considerazione personale, ma soprattutto anche fatti, perché le cose stanno così. E quindi più che altro questo video a conclusione della serie non dirò granché se non mostrarvi brevemente i paragrafi citarvi brevemente i paragrafi di questo articolo e invitandovi soprattutto per quest'ultimo video a leggervi comodamente, tranquillamente per conto vostro questo articolo che come già nelle occasioni precedenti vi lascerò ovviamente nella descrizione anche di questo video. Quindi si parte con una domanda generale, servizi cloud sono sicuri sì o no? Faccio le mie considerazioni. Mi soffermo anche sui servizi cloud che si pubblicizzano molto, cioè se stessi si pubblicizzano molto, dicendo che loro applicano una crittografia end-to-end, ovvero che i vostri dati partono crittografati, quindi il contenuto cifrato dal vostro PC locale. Viaggiano verso i server del servizio cloud di turno e vengono pure salvati in formato crittografato. Qui faccio le mie considerazioni perché detto così, Ecofr non è uno di questi. Vi potreste chiedere, solo leggendo questo titolo e capendo cosa significa crittografia end-to-end, sareste sicuramente portati a pensare. In un primo momento, cosa vi ho presentato a fare il cloud di Cofr? Per quale motivo ve l'ho presentato il cloud di Cofr? Se non è allo stesso livello di crittografia, se non applica la crittografia come altri servizi che quindi sono così istintivamente più sicuri. Ecco, leggetevi le mie considerazioni, i fatti che stanno dietro questo tipo di servizi e poi. Prenderete, farete le vostre personali conclusioni su questo tema dei servizi che appunto si pubblicizzano come migliori degli altri, più sicuri perché utilizzano, applicano una crittografia end-to-end. Leggetevi questa parte dell'articolo e poi mi saprete dire, eh? I fattori di rischio, ovviamente, perché si parla di grana della sicurezza, l'ho messo un po', come dire, un titolo drammatico però. Potevo benissimo anche solo intitolarlo i servizi di cloud e l'aspetto della sicurezza, però vabbè, mi sono lasciato andare. I fattori di rischio, ovviamente, perché se si parla di sicurezza ci deve pure essere un fattore di rischio da qualche parte, altrimenti che senso ha preoccuparsi della sicurezza se non ci sono i rischi? Ecco,
E anche qui, voilà, parlo un po' dei vari rischi che io così ho individuato, quindi si va dal fattore umano al fattore aziendale, ecco, insomma, eccetera, eccetera. Leggetevi anche questo, sempre se siete interessati all'argomento, ovviamente. Poi, alla fine, l'ultima parte dell'articolo è, dopo diciamo aver spiegato, come dire, aver dato le brutte notizie, come si suol dire in certe occasioni, ho una bella notizia, una brutta notizia, quale vuoi sentire per prima? Io ho deciso di darvi, come dire, gli aspetti preoccupanti, un po' oscuri, prima, e poi, alla fine, concludere con un aspetto, diciamo, un po' più sereno, positivo. Perché vi voglio anche dire che ci sono dei rischi, ma ci sono anche dei modi per limitarli o addirittura azzerare questi rischi. Io ve ne offro due a portata di mano per i nostri sistemi Ubuntu Linux. Opzione 1 e opzione 2, quindi provvedere noi stessi ad applicare una crittografia prima di caricare i dati. L'opzione 2. Usare uno strumento di backup integrato. In questo caso, ovviamente, io lavoro con un sistema Ubuntu e nei sistemi operativi Ubuntu c'è integrato DejaDupe come sistema di backup integrato, dunque, nel sistema. Questo DejaDupe esegue, è uno strumento di backup, quindi prende i vostri dati. Dalle cartelle che gli segnalate di considerare, i vostri dati sul vostro sistema locale, li prende, crea degli archivi compressi, applica una crittografia e quindi ecco che tra l'opzione 1 e l'opzione 2 sono solo con due strumenti diversi, ma il principio è sempre quello, quindi applichiamo noi di nostra iniziativa una crittografia prima di caricare i dati. Questo è essenzialmente il modo per evitare, limitare ed evitare i rischi dei sistemi cloud, di utilizzare i sistemi cloud. O meglio, sono due opzioni che ci permettono di sfruttare tutti i vantaggi, le comodità e la praticità di un servizio cloud e cercando di azzerare o di limitare il più possibile i rischi dell'utilizzo di questi sistemi. E alla fine, vabbè, vi dico anche quali sono le differenze fra le due opzioni che utilizzate, che potete applicare anche voi, come lo sto applicando anch'io, ecco, quindi una di queste due opzioni e un'altra, diciamo, che la sto provando. Entrambe le opzioni le ho provate personalmente, sono attive attualmente personalmente nel mio sistema, quindi funzionano, eh? Garanzia che funzionano. Ecco, con questo credo che ho già finito questo articolo, questo video con questo articolo che ho deciso di scrivere su questo aspetto delicato sempre della sicurezza quando si parla di cloud, sia in ambito aziendale che privato, il tema è sempre d'attualità, è sempre importante, è sempre delicato, ecco. Ho finito il video in quanto tale perché sennò è come fosse una lettura di un articolo di un blog, però ecco, ho voluto darvi alcune indicazioni di lettura, alcune chiavi di lettura e così facendo scorrere il contenuto. Voilà, con questo ho finito questa miniserie di quattro video dedicate in massima parte al servizio di cloud che io sto usando da qualche mese con estrema soddisfazione. Se state per scegliere o volete scegliere, iniziare ad usare un sistema di cloud, io mi sento di consigliarvelo. Ad oggi non ho motivi per sconsigliarvelo, anzi, io sono contento di utilizzarlo. Se avete necessità, voglia, bisogno, curiosità magari di cambiare il sistema cloud che voi state usando attualmente ed è diverso da questo, vi consiglio di provarlo e penso che sarete soddisfatti anche voi. Cofre non è, come ho detto forse nel primo video introduttivo, non è un'azienda, non è un servizio così conosciuto come altri, tipo che so, il classico Dropbox che è sulla bocca di tutti, però secondo me ha degli aspetti migliori e per quanto riguarda la sicurezza, anche per certi versi migliore di Dropbox e anche più pratico, secondo me, è un sistema migliore, ecco, insomma.
Io ve lo consiglio almeno se volete provarlo, se vi interessa questo argomento. Con questo chiudo veramente, vi saluto sperando che vi sia interessato anche quest'ultimo video e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!